Ci troviamo nel bellissimo foyer del Teatro Bellini di Catania, dove oggi si festeggia il 166° anniversario della festa della Polizia. Sono qui con il questore Alberto Francini, che ha curato in tutti i dettagli questa bellissima manifestazione e anche un bellissimo discorso di cui ha rispolverato le radici storiche della Polizia e poi la parte anche importante, pratica, della Polizia come opera, con tutte le premiazioni del Corpo della Polizia, di persone che ogni anno rischiano la propria vita per tutti i cittadini. Quindi una festa che ha avvicinato tantissimo ai cittadini. Sì, io penso che l'attualità, vivere il momento attuale è fondamentale, ma è altrettanto importante conoscere le nostre radici, la nostra storia, perché sulle nostre radici poi costruiamo il futuro. Io però devo necessariamente ringraziare i ragazzi dell'Istituto Alberghiero, perché loro mi hanno fatto una grandissima sorpresa, una torta bellissima, non ho mai visto una torta così bella. Buona, immagino, non l'ho ancora assaggiata, ma sicuramente è bellissima, e quindi a nome mio della questura, ma anche a nome del prefetto, che ha apprezzato tanto questo gesto, io voglio ringraziare tramite voi i ragazzi dell'Istituto Alberghiero, poi verrò a farlo personalmente. Benissimo, e speriamo anche altre manifestazioni che saranno presenti. Ma io una piccola chicca ancora. Allora, come il territorio sarà servito anche con un'aggiunta di corpo di polizia, di operatori? Sì, Catania è salita nel ranking delle questure nazionali. Oggi la questura di Catania è la 7ª questura d'Italia. Questo comporta che anche come assegnazione di personale siamo stati privilegiati. Nel corso di quest'anno arriveranno 40 nuove unità alla questura di Catania, che non è che sono tantissime, ma sicuramente ci riusciranno a risolvere molti problemi che avevamo avuto negli anni scorsi. Il prefetto di Catania, la dottoressa Riccio, che anche lei credo ha ammirato questa bellissima torta dell'Istituto Alberghiero Carola Wojtyla di Catania. Sì, ringraziamo l'Istituto Alberghiero per questa dimostrazione della loro abilità professionale, e che viene in questo caso apprezzata proprio in queste occasioni dalle istituzioni. Ci troviamo all'Istituto Alberghiero Carola Wojtyla di Catania, dove abbiamo qui davanti a noi questa bellissima torta che è stata preparata per la festa che ci sarà domani della Polizia di Stato, 166 anni dalla sua fondazione. Momento veramente emozionante, perché in questa torta c'è tanto lavoro dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero Carola Wojtyla di Catania, dirigente scolastico, la dottoressa Daniela Di Piazza, che sempre promuove queste attività con tanta gioia e entusiasmo. Ha coordinato i lavori il professore Angelo Papotto, e qui con me l'artista che ha prodotto questa torta, il nostro docente di enogastronomia e di pasticceria, il professor Sebastiano Nicolosi. Allora, e qui ci sono anche i ragazzi che hanno collaborato, perché c'è stata una prima parte che è stata eseguita in via Raccuglia e una seconda parte, che è quella dell'assemblaggio, che è stata fatta qua in via Lizio. Professore, quante ore di lavoro? In complessivo 4 ore e mezza di lavoro per la preparazione delle base di pantispagna, le creme, e poi sul montaggio oggi, sull'allestimento e sulla decorazione. Queste sono torte che venivano fatte sullo specchio all'incirca 30 anni fa come tradizione, però vedo che c'è ancora il suo fascino. Io mi piace tantissimo tutto lo specchio, però erano torte che venivano fatte nei matrimoni, nelle cerimonie, con dei specchi a cornice a volte anche ovali, usanze di circa 20-30 anni fa. Però ancora, come si vede, l'antico torna sempre, come tutte le mode. Bellissimo, ma qui c'è anche lo stemma della Polizia, che un attimo qua vogliamo ammirare. Ecco, questi colori meravigliosi. E quindi, difficoltà che avete incontrato? Quando c'è la passione, difficoltà neanche si mettono in risalto, perché sono, si superano anche con la professoressa, con l'altro docente e con questi signori aspiranti a quest'arte, che sono veramente la nostra benzina, che ci portano sempre stimoli per andare avanti, perché se l'amore
su un qualcosa che si ama, si traduce in passione, i traguardi si traducono. Bene, allora io sento il profumo che è buonissimo, adesso andrà nel frigorifero particolare e domani l'assaggio ufficiale di questa bellissima e meravigliosa torta che l'Istituto Alberghiero Carolo Wojtyla di Catania darà in omaggio alla Polizia di Stato per i suoi 166 anni di fondazione.